Dalla tappa più antica a quella più giovane, Cilento di Corsa giunge al quarto atto e chiude un mese di maggio molto intenso. A Villamare, frazione del comune di Vibonati, domani andrà in scena la terza edizione della Corri Villamare, un evento organizzato anche quest'anno da Angelo Molinaro e Mario D'Angelo, con la collaborazione del comune di Vibonati, gruppo lucano della Protezione Civile, Humanitas Golfo di Policastro, Associazione Guardie Ambientali Vibonati, Scuola Calcio Nemea, Podistica San Giovanni a Piro Golfo di Policastro ed ASI. 7 chilometri molto nervosi da vivere, tutti di un fiato tra gli oleandri e le ginestre fino a sentire il profumo del mare su Corso Italia. Sede della partenza fissata per le ore 18 e dell'arrivo della corsa. Il ritrovo è in programma alle 16.30 in Corso Italia. La Corri Villamare è un circuito di 3,5 km da ripetere due volte. Dopo il breve tratto di lungomare, ecco la prima impennata nei pressi della Torre Pertosa. Poi la salita diventa sempre più impegnativa con pendenze che possono arrivare fino al 12% nei pressi del punto più alto, le Ginestre. Qui nel primo giro si potrà già capire chi potrà vincere la Corri Villamare. Alla terza edizione della Corri Villamare verranno premiati i primi 3 assoluti della classifica generale, i primi 15 classificati nella categoria maschile e le prime 10 donne al traguardo, oltre alle prime 3 società. Dopo 3 tappe, il circuito Cilento di Corsa vede in testa alla classifica tra gli uomini Mario Cirillo, ASD Atletica Agropoli, con 588 punti, seguito da Vincenzo Masullo, Atletica Isaura Valle dell'Irno, a quota 583, e dal vincitore della Corri Villamare 2013 Francesco Bassano, della Podistica San Giovanni a Piro Golfo di Policastro, con 582 punti. Per quanto riguarda le donne, Palma De Leo, vincitrice sabato scorso della corsa longa sangiovannese, è in testa con 346 punti.